Faccio vedere una ricettina di mele facilissima, molto veloce, che la fate in 5 minuti senza friggere niente. Mele come se non ci fosse un domani, mele dolci. Io uso le Gala, usate le Golden, usate la mela che volete, magari le Stark no, perché diventano molto scure, sono molto farinose, ma tutte le altre vanno benissimo, anche quelle aspre se volete farle un po' asprina. Vi faccio vedere una cosa lunare, spettacolare. Intanto non bisogna pesare niente, quindi abbiamo già fatto metà della strada. Poi, se non avete il cavatorso, li fa niente, tagliate la mela a metà, che va bene lo stesso. Io userò due mele per fare questa ricettina, ma tutto occhio, come vi dicevo. Cucù. Anche gli ingredienti possono variare, adesso vi do tutte le varianti del caso, tranquilli. Grattugiamo le mele. Lo fate intere, però se volete tagliare prima a spicchi, vedete voi, come volete. Zucchero, a piacere, se volete potete metterci anche il miele, un dolcificante, io comunque ci metto un cucchiaio di zucchero, se volete potete anche non metterlo lo zucchero, lo mettete dopo alla fine, prima di mangiarle. Io faccio una via di mezzo, un cucchiaio un po' abbondante di zucchero, poi se serve ne metto ancora. Yogurt greco a piacere, va bene anche lo yogurt normale, va bene la ricotta, va bene lo spalmabile, va bene la panna acida, la panna normale, quello che volete. Di solito lo fa la Beatrice, lo yogurt greco, solo che è passato a mio figlio, spazzolato tutto e l'ho comprato. Quantità a piacere, potete metterne dentro tanto, poco, io ne metto due cucchiai, anzi due e mezzo, via, abbondante. Cannella, con la mela ci va la cannella, se vi piace, se no non la mettete, metteteci quello che volete, basta che non mi mettete dentro il prezzemolo, abbondante. Un pochino di arancia grattugiata di Buccia, bella abbondante. Un pochino di uvetta, se è questa qui morbida, vedete com'è molle, va bene così, se è quella piccolina rossa bisogna magari metterla a bagno mezz'oretta con dell'acqua tiepida. Siccome è grossa la taglio un po' con il coltello. Perché ho tagliato l'uvetta? Perché è un po' grossa, dopo quando faccio le frittelle mi rompe le frittelle, quindi un pochino bisogna accoltellarla dentro, a piacere. Se poi ne mettete di più di uvetta potete anche diminuire lo zucchero o toglierlo del tutto. Ci mettiamo anche un ovetto, un bel ovetto di gallina saltellante. E gli diamo una bella mischiatina. Così, facile, facile, dai. Le mele diventeranno un po' scure, non preoccupatevi, meglio, vuol dire che sono buone. L'impasto risulterà leggermente liquido, quindi bisogna aggiustarlo con la farina. Ne mettiamo un pochino alla volta, giusto quella che serve, un po' alla volta. Per addensare le mie frittelle di mela sto usando la farina di tipo 1, che è semi integrale, ma potete usare la farina che volete, va bene anche l'avena, vanno bene anche i fiocchi di avena, va bene la farina di piselli, va bene quello che volete, basta che è farina che è amidosa, anche l'amido, la fecola, no, tutto meno la fecola, perché la fecola è bavosa, però la maizena va bene per esempio, ecco. Raggiunta questa densità siamo a posto, se volete potete aggiungerci pinoli, nocciole, quello che più vi piace, ma ricordatevi alla fine di mettere mezza bustina di lievito per torte, lievito per dolci, ammoniaca per dolci, che darà un po' di consistenza, un po' di spumosità alle nostre frittelle, e mischiamo bene. Se utilizzate una padella antiaderente non avrete bisogno di usare l'olio, io ne metto solo un goccino, che lo faccio sempre questa cosa con qualsiasi tipo di padella, per dargli una pulita, perché insomma stanno lì nel cassetto le padelle, e siamo pronti. E facciamo le nostre frittelle, praticamente non dovremmo chiamarle frittelle perché non sono fritte, comunque questo è... E sono senza grassi, perché anche lo yogurt greco che ho messo dentro era senza grassi. Naturalmente se volete queste le potete fare anche nella friggitrice o nel forno con sotto la carta forno. Dopo 2-3 minuti le girate, mi raccomando la temperatura bassa, perché sennò si bruciano. Eccoli qua, sembrano dei piccoli pancake, però sono più buoni. Verranno un po' come dei pancake perché si gonfiano, sono molto belli, molto profumati, nessun profumino. E quindi non abbiate fretta, fuoco basso, se è il caso gli mettete un coperchio e aspettiamo 5 minuti che cuociono, se è il caso vanno girati 2-3 volte, piano piano, senza fretta. Nel giro di 5 minuti saranno cotte, circa 3 minuti per lato, però se voi li schiacciate un pochino e vedete che viene fuori del liquido vuol dire che sono ancora crudi, altrimenti sono cotti.
ecco qui, ma che, senti che profumo, Beatrice, senti che profumo di mele che viene su, mamma che roba. Volendo ci potevamo mettere anche la vaniglia, non ci ho pensato, però vabbè, si sente la cannella. Wow. Quindi mi raccomando, fuoco lento e metteteci il coperchio, senza olio, se li fate nel forno a 180 gradi per 20 minuti. A fine cottura, se avete messo poco zucchero, glielo mettete sopra.